Il 24 dicembre a Bari si fa vigilia, una vigilia laica, tradizione irrinunciabile che prevede la passeggiata per gli ultimi acquisti nei negozi aperti fino alle 5 del pomeriggio, saltando il pranzo sostituito da un aperitivo al bar o dal classico panzerotto al volo, tutto in attesa del cenone che inizia verso le 7 e si protrae fino a mezzanotte. Il cenone è di magro, niente carne alla vigilia, solo pesce. E cosa compra la gente per la vigilia di Natale? Gamberoni, scampi, calamari, polipi, pesce per arrosto, pesce per fare al forno. Ma l'anguilla non si rinuncia? Non si rinuncia. Mi dica quanto costa l'anguilla? L'anguilla è 18 euro, quella italiana. 18 euro? Sì. Non è un po' cara? 18... Buonissimo il prezzo, a 12 quelle albanesi. Altre due cose non possono mancare assolutamente sulla tavola della vigilia, sono frutta secca e sottoli. Qual è la spesa media per la frutta secca sulla tavola del 24? Ma i 10-15 euro li consumano un po' tutti, in media. Per avere tutto? Per avere tutto, sì. Nocciole, arachidi, mandorle, pistacchi, noci, fichi, prugne, datteri, castagne, insomma. Con 15 euro si ha una bella borsa di roba. Abbiamo un po' di tutto, l'assortimento, quello che serve per fare gli antipasti, addobbi da tavola, diciamo, addobbi culinari. Addobbi culinari, per esempio? Per esempio i sottogli, i sottaceti, olive. Però quest'anno ancora oggi non si è visto ancora quella nicchia di persone propensa a spendere.